Amici, buongiorno a tutti, io sono Michele e benvenuti su MCARP. Se non volo via e sto guardando in giro perché c'è un vento fortissimo, parliamo di car fishing. Ma prima, sigla! Ragazzi, oggi sarà dura parlare perché c'è un vento fortissimo, sto cercando di parlare il più forte possibile, prima stavo volando via il guadino, adesso si è anche l'iPhone sul treppiede si sta ribaltando, quindi è una situazione abbastanza complicata. Vi spiego un pochino cos'è successo. Sono arrivato presto qui, anzi stavo andando in un'altra posta che è pasturata, che sto pasturando, ma ero occupata. Così sono andato in un altro posto, anche l'altro posto era inagibile al momento e quindi ho deciso di venire qua. Come ancora di salvezza sono venuto qui, posto che avete già visto in altri video quest'anno. È un po' che non lo pasturo, quindi non sapevo come avrebbe reagito il pesce. Diciamo che c'è stato inizialmente, non c'era vento, c'era abbastanza calma, quindi il canale era calmo e che cos'è successo? C'erano varie bippate, ma molto probabilmente era pesce di disturbo. Poi verso le 13 c'è stata una partenza micidiale, sembrava una carpa enorme, in realtà poi vedrete che cosa è successo. Comunque mi stava portando in acqua addirittura il guadino, perché è questa canna qua che dove il terminale è calato proprio sottoriva da quella parte lì. Quindi che cosa succede? Succede che per fortuna che avevo le stecchine qui, la canna era fermata con questo, perché se no mi sarei ritrovato sicuramente la canna in acqua. In questo caso, avendo frizione completamente chiusa, la carpa ha iniziato a tirare e addirittura mi stava portando via il rod pod. Poi fortunatamente è andato tutto bene. Allora, oggi non volevo fare un video di questo genere, volevo fare un video un pochino diverso, ma poi questo vento non me lo permette. E quindi ne parleremo un'altra volta dei terminali che sto utilizzando. Comunque la carpa è stata presa con un running di questi, quelli con la eccolo qua, un running di questo tipo. Il piombo infatti è rimasto attaccato, adesso l'ho staccato nel momento della guadinatura. E anti-tangle, terminale cortissimo, c'era anche un pochino di tungsteno qui a metà e sto utilizzando degli ami che a me non piacciono particolarmente, ma poi nei prossimi video capirete perché sto utilizzando questi. E boilies alla banana, tagliata in questo modo, con sopra un terzo di pop-up, eccola qua. Questo è il mio approccio. Il terminale è 10 cm, quindi cortissimo, molto più corto rispetto ai miei standard, e come vedete qui l'antitangle è praticamente appoggiato, attaccato, in maniera tale che non c'è modo di aggrovigliare il terminale. Ok, questo è il mio approccio.
Ragazzi, che demonio questa piccola carpa, veramente non ho mai visto una carpetta così tirare così tanto, veramente. Fra un po' mi portavo il rod pod in acqua. Vi siete persi un secondo tuffo. L'anno scorso stavo perdendo la canna, quest'anno perdo il rod pod. Sta facendo strage questa boilies alla banana con affondante da 20 mm accompagnata con un terzo di boilies rosa sopra. Ora la bagniamo, anche se oggi, come si sente dal vento, è veramente complicato pescare, rimanere in pesca. C'è un vento fortissimo, si è alzato due ore fa un vento così forte e si fa fatica addirittura a rimanere in pesca. Ok ragazza, qui vedo che ha qualcosina e si è un po' rovinata anche la bocca, ma dopo la andiamo a medicare. E ora ve la faccio vedere, piccolissima ma arrabbiatissima. Questa merita assolutamente di essere ricordata come una delle più combattenti, veramente esplosiva. E ora subito in acqua, ragazza, prima un po' di spray e poi in acqua. Due giorni fa sono andato da Pagliarini e ho acquistato alcuni accessori. Mi ha regalato anche questa bel contenitore, sempre comodo, della Mainline, e ho acquistato alcuni prodotti che mi servono poi per spiegarvi nel prossimo video, perché volevo farlo questo video ma c'è troppo vento, poi non si sente nulla, viene male e tutto. Nel prossimo video volevo spiegarvi un pochino che cosa sto cambiando nel modo di pescare, quindi i miei terminali stanno un pochino evolvendo, o comunque sto utilizzando delle tecniche un pochino diverse, nuove. Prima cosa, quindi, ho acquistato degli ami nuovi, purtroppo non li ho trovati senza ardiglione ma solo con l'ardiglione, ed è questo tipo di amo qua, il Long Sank X, un amo con ardiglione del 2, e lo sto abbinando a questi di rig, che poi è praticamente quello che vi ho fatto vedere adesso, quindi questo tipo di montatura qui. Poi ho acquistato anche però delle dumble rosa semi pop up, diciamo così, eccolo qua, del mais, anche questo semi pop up, e dei piombi che possono sembrare piombi standard, in realtà sono i piombi della corda nati per l'elicottero. Poi vi spiegherò anche perché non utilizzerò più l'elicottero, ma questi piombi qui li vado ad utilizzare, e infatti ce l'avevo, che adesso l'ho lasciato sulla sedia, ma ve lo faccio vedere. Sono i piombi, mi sembra che si chiamino Elisafe, della corda, fatti in questa maniera. La particolarità, vedete, che non hanno la girella ma solo un cerchiettino, un anellino,
Questo mi permette di avere una maggiore trazione, quasi fosse come un inline sul terminale finale. Onore a questa piccola combattente che è già prontissima perché non vede l'ora. E ora guardate, abbasso qui, vediamo se lo capisce. La prendiamo su. Eccola già pronta, via. Bella lei, bellissima. Mi ha salvato da un cappotto e ci siamo veramente divertiti. Una carpa veramente cattivissima. Aveva voglia di scappare, mi stava portando via i rod pod. La carpa, ragazzi, era talmente indemoniata che non solo ha rischiato di portarmi il rod pod in acqua perché, ripeto, frizione completamente chiusa e subito dopo dove ho abbassato il terminale, quindi dove ho calato il terminale, subito dopo il dipper mi rileva dei tronchi sommersi, qualcosa sommerso, e poi si vedono anche a vista un po' più avanti, quindi ho chiuso completamente la frizione in maniera tale che sono tranquillo e riesco a fermare lì la carpa. C'era la canna praticamente piegata a metà e a un certo punto, per prendersi filo, ha iniziato proprio a tirare talmente tanto che il rod pod si è girato e poi sono riuscito a recuperarla, ma era veramente indemoniata. Tirava talmente tanto che pensavo fosse una carpa gigantesca e invece era piccola, perché anzi in acqua mi sembrava anche più grande, ma talmente indemoniata, ragazzi, che quando sono riuscito a metterla nel guadino, che cosa è successo? Che l'ho lasciata nel guadino, sono andato a prendere sono andato a prendere praticamente, volevo fermare il guadino mettendogli un bastone. Ma la carpa era talmente arrabbiata che ha fatto un salto, è uscita dal guadino. Ah, ecco, sì, ho spento la GoPro e quindi dopo ho spento la GoPro, sono andato a prendere un bastone, ha fatto un salto che è uscita dal guadino e allora ho dovuto rirecuperarla con la canna e fare un'altra guadinata, quindi vale doppio, questa vale doppio. È stato divertente, dai, è andata bene alla fine. Per fortuna che non si è slamata, se no, cavolo, non ve la facevo, non riuscivo neanche a farvela vedere uscita dal guadino. Purtroppo sto utilizzando degli ami con un micro ardiglione perché non ho trovato ami senza ardiglione di quel tipo lì. Quindi vi dicevo dei Long Sun Kicks molto resistenti, però non li ho trovati senza ardiglione. E si è un po' rovinato il labbro. Terminale cortissimo, 10 cm, come vi ho già fatto vedere, e piombi della corda con anellino. Vi ricordo che Corda è nato come produttore di piombi, quindi inizialmente Corda era specializzato solo in piombi, poi negli anni adesso fa di tutto, ma prima era solo esclusivamente produttore di corda, di piombi, e quanti ne ho comprati, c'erano solo loro alla fine. E bei ricordi, altri tempi, però tanto tempo fa. Vento micidiale, sempre più forte, infatti mi dispiace ragazzi, ma sicuramente questo video farete fatica a sentire.
però ci sforziamo, mi sforzo di parlare forte, e questa bella carpetta mi ha salvato il cappotto, perché questa mattina sono arrivato presto, ma a parte alcune bippate non si è visto nulla finalmente a quest'ora, che invece c'è stata questa partenza. Ormai mi ero rassegnato, infatti stavo facendo pian piano su tutto, e le varie attrezzature meno necessarie le stavo riponendo in macchina, e fortunatamente è partita. Come vi dicevo prima, oggi volevo farvi un video su alcuni accorgimenti che sto utilizzando sui nuovi terminali, ma ve ne parlerò in altri video, molto probabilmente saranno 2-3 puntate a seconda di quanto diventerà lungo, e ne parliamo quindi nei prossimi video. Comunque grosse anticipazioni già le avete viste, nel senso che avete visto comunque che sto utilizzando dei terminali più corti, dei piombi diversi, degli anti-tangle anche su terminali rigidi, il D-Rig Kicker, quindi tutte queste cosine qui le andremo ad approfondire nei prossimi video. Inoltre vi ricordo che in un prossimo video vi farò vedere tutta la mia attrezzatura Caperlan che sto utilizzando, e con un prodotto che alcuni di voi più attenti sanno che c'è già a casa, che ho già, ma che ancora non ve l'ho presentato. E quindi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, se siete appassionati di car fishing, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre avvertiti, perché ogni venerdì alle 18 esce un nuovo video. E alla prossima, ciao!